Nella riorganizzazione delle cure territoriali, prevista dalla Regione dopo la chiusura delle USCA, un ruolo da protagonista spetterà ai medici di famiglia. Saranno infatti proprio loro ad attivare il percorso di assistenza sanitaria per i propri pazienti positivi al Covid e bisognosi di cure, secondo un modello di supporto che partirà proprio dalla base. A illustrare nel dettaglio questa nuova organizzazione di assistenza sanitaria è stata l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, nel corso di una conferenza stampa convocata a Pescara presso l'Agenzia Sanitaria. Regionale. Sono in aumento i casi di Covid, ma come noi sappiamo sono casi che non hanno una complessità da un punto di vista di assistenza, però è importante valutarli e soprattutto seguirli e curarli attraverso una rete territoriale adatta proprio per loro. Noi abbiamo, dopo la chiusura delle USCA, organizzata quella che è un'attività proprio sul territorio finalizzata a questo tipo di assistenza, ossia il medico di medicina generale rimane ad essere il punto fondamentale di questa rete, però sarà affiancato nei giorni in cui lui non è presente da una unità di medici composta dagli ex medici USCA che oggi hanno continuato attraverso un contratto a lavorare e attraverso la continuità assistenziale. Il paziente nei giorni in cui il proprio medico è assente può chiamare la continuità assistenziale dove troverà un team di medici ad ascoltare e dare quelle che sono le cure adeguate. Si apriranno degli ambulatori Covid dedicati in base alla ridistribuzione sul nostro territorio, ambulatori dove si potranno eseguire quei test diagnostici importanti come diciamo primo elemento di risposta per poi valutare se il paziente deve essere ricoverato oppure deve avere un altro iter. La nuova programmazione servirà soprattutto ad allentare la pressione sugli ospedali e ad evitare gli accessi impropri nei pronto soccorso, puntando soprattutto sulle cure a domicilio, in ragione del fatto che lo scenario attuale inizia a dipingere un quadro più domiciliare e ambulatoriale del virus che non emergenziale ospedaliero, come invece era accaduto nei primi due anni di pandemia. Questa rete è fondamentale perché così facendo avremo la possibilità di ridurre gli accessi al pronto soccorso, i famosi codici verdi che rappresentano il 50% degli ingressi nei pronto soccorso.